Buongiorno elefantini, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi non ci troviamo a casa in cucina, ma mi trovo nella Vimea, il primo hotel vegano d'Italia. Qui si respira un'atmosfera ricca di energia, positività, benessere e quindi ho pensato che questo fosse il posto ideale per girare questo video, perché me l'avete chiesto in tanti da tantissimo tempo. Voi sapete che io pratico yoga, se mi seguite sui social vedete che pratico yoga regolarmente e nonostante io non sia un'insegnante di yoga per adulti, lo dico qui, però in tantissimi mi avete chiesto la mia pratica, se posso condividere con voi. Insomma, quali sono le mie posizioni, la mia pratica mattutina, la pratica che ripeto più spesso. Prima di cominciare a mostrarvi effettivamente una mini pratica che potete rifare anche voi a casa vostra, voglio prima raccontarvi come mi sono avvicinata allo yoga, che cos'è per me e perché ritengo che sia fondamentale, perché non è soltanto una serie di posizioni, di esercizi, ma è molto altro, quindi è importante chiarire un po' di cose. Bene, inizio a dirvi che io mi sono avvicinata allo yoga, penso 5-6 anni fa. Io ho iniziato a praticarlo proprio su YouTube, quindi iniziando a guardare dei video di insegnanti. Ho iniziato con le prime posizioni e ho sentito incredibilmente che avevo molti più muscoli di quanti pensassi. Ho sentito il mio corpo allungarsi, stare proprio meglio. E quindi dal primo video non ho più smesso, ho continuato a guardarne altri. Mi sono iscritta in una scuola di yoga in cui ho praticato con un insegnante che mi ha insegnato tantissimo. E veramente il mio percorso non è mai finito. Qualche anno fa, infatti, ho preso il mio diploma di insegnante di yoga per bambini. Effettivamente poi non ho mai insegnato perché il tempo e il lavoro non me l'hanno permesso, però frequentare quel corso è stato profondamente intenso per me e ho imparato moltissime cose. Prima fra tutti è che lo yoga è proprio unione, sentire che non siamo separati, siamo tutti diversi, ma tutte le persone di tutto il mondo, di tutte le età, di tutte le culture, siamo tutti interconnessi, c'è un filo che unisce tutti noi, un'energia vitale che è la stessa per tutti e forse pensate, ma lo yoga, cioè una pratica, un esercizio fisico, ti insegna queste cose? Beh, sì, perché lo yoga è proprio un mondo enorme e incredibile. E anzi, scrivetemi nei commenti qui sotto in che modo praticare yoga, se già lo praticate, vi ha cambiato la vita o un modo di vedere le cose, oppure se ancora non praticate, perché vi sta stuzzicando l'idea, perché se siete qui un motivo ci sarà. Quindi lasciatemelo scritto qui sotto, io vi leggo sempre molto volentieri. Prima di andare avanti, ci tengo a dirvi che lo yoga è veramente per tutti. Un'attività fisica, ma anche un nutrimento spirituale che va bene per qualunque età, sesso, preparazione fisica, flessibilità. Noi molto spesso siamo abituati a vedere anche, non so, sui social, su Instagram, delle foto con delle posizioni assurde e magari diciamo, caspita, io non sono così flessibile, lo yoga non lo farò mai, ma in realtà non si tratta proprio di questo, non si tratta di fare le posizioni da foto, ma lo yoga è per tutti perché non importa che livello sei di flessibilità, di forza, perché l'importante è anche solo accennare quella posizione. Lei già sta lavorando per te, perché lo yoga non è faccio le posizioni per il mio ego, per fare delle belle foto, ma è proprio come quelle posizioni lavorano dentro di te. Quindi buttate giù tutti quei muri che dicono no, non posso farlo perché il mio corpo non me lo consente. Assolutamente tutti possiamo praticare yoga. Quindi per concludere, lo yoga mi ha insegnato moltissimo, specialmente le posizioni di apertura del petto mi hanno veramente trasmesso l'apertura verso la vita e quindi spero col cuore che anche per voi possa avere un effetto positivo nelle vostre vite. Quindi è arrivato il momento di mostrarvi la mia pratica, questa è molto breve, potete farla al mattino oppure la sera, quando preferite. Se sentite qualunque dolore, fastidio, fermatevi, perché appunto soltanto anche solo accennando la posizione, l'effetto benefico già c'è e io spero che vi piacerà. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e partiamo. Per prima cosa scelgo un luogo tranquillo e mi porto sul tappetino.
Inizio a respirare solo ed esclusivamente dal naso. Una lunga inspirazione e una lunga espirazione. Mi concentro solo sul mio respiro. Inspiro, porto le braccia in alto, espiro le mani davanti al cuore. Inspiro, braccia in alto, mi allungo, espiro, mani davanti al cuore. Inspiro, su, mi allungo, espiro, mani davanti al cuore. Su le braccia, inspiro. Ed espiro, porto la mia mano sinistra sul ginocchio destro e il braccio destro indietro. Effettuo la mia torsione. Respiro qui. Braccia in alto, inspiro ed espiro dall'altra parte. Mano destra sul ginocchio sinistro e braccio sinistro dietro la schiena. E respiro. Ora ruoto il collo prima da una parte, continuando sempre a respirare dal naso. Lentamente, con calma, mi rilasso. E ora ruoto il collo dall'altra parte. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, braccio destro tocca la terra e il braccio sinistro si allunga insieme a tutto il lato sinistro. Inspiro ed espiro dall'altra parte, quindi il braccio sinistro tocca terra e il braccio destro si allunga insieme a tutto al lato destro. Espiro, porto in avanti il corpo, inspiro, mi apro lateralmente e ora dall'altra parte, inspiro, mi apro, espiro, porto in avanti il corpo, inspiro, mi apro lateralmente, espiro, mi porto in avanti, inspiro, mi apro, mi allungo, ancora una volta, espiro davanti al corpo, inspiro, mi allungo. E ritorno. Incrocio le dita delle mani, mi allungo verso l'alto. Ruoto le spalle indietro, dolcemente. E ora dall'altro verso, in avanti. Sempre respirando dal naso. Mi porto sulla posizione dei quattro punti, quindi mani sotto le spalle, ginocchia sotto il bacino, inarco la schiena, inspiro, guardo verso il basso, inarco la schiena, espiro, verso in alto, inspiro, l'ombelico va su, ombelico verso la colonna, espiro. Inspiro, guardo su, espiro, mi inarco. Inspiro, guardo su, espiro, mi inarco. Ancora una volta, inspiro, guardo su, espiro, inarco il più possibile la colonna.
Io ora vado nella posizione del bambino, quindi mi allungo a terra, le dita sono attive al pavimento e mi allungo bene le braccia, la colonna e respiro. Mi porto in piedi, schiena dritta, braccia verso l'alto, inspiro profondamente, mani al cuore. Inspiro, guardo su, braccia su, espiro, mani al cuore. Inspiro, braccia su, espiro, scendo giù. Mi piego in avanti, incrocio le braccia e ora mi dondolo da una parte e dall'altra. Mi allungo molto dolcemente. Mani a terra, allungo la colonna e ora un passo indietro con il piede destro, poi con il piede sinistro. Sto qualche secondo e poi scendo. E mi porto su, la posizione del cobra. E con un'espirazione, posizione del cane a faccia in giù. Piego lentamente le ginocchia per iniziare a sentire la posizione. Con un'inspirazione mi riporto nella posizione del cobra, guardo su, e espiro, mi riporto al cane a faccia in giù. Ancora inspiro lentamente cobra, guardo su, espiro cane a faccia in giù. Inspiro cobra, guardo su, espiro cane a faccia in giù e mi allungo bene. Alzo la gamba destra in alto e porto il ginocchio destro al gomito destro. Di nuovo gamba in alto, ginocchio destro, gomito sinistro, gamba in alto, ginocchio destro alla fronte, gamba su ancora una volta e poi porto il piede destro tra le mani. Inspiro, salgo, porto le braccia su e sento la posizione, l'allungamento delle gambe. Continuo a respirare dal naso, espiro, scendo, di nuovo mani accanto al piede e ora il braccio destro sale e il mio sguardo va verso l'alto. Porto la mano destra a terra, mi sollevo. Il piede sinistro non appoggia a terra ma rimane parallelo al suolo, le mani vanno nel cuore e cerco di mantenere l'equilibrio sempre respirando dal naso. Mantengo l'equilibrio e ora posizione dell'albero, il piede sinistro va nell'interno coscia e tiro sulle braccia, respiro. Sento il piede destro attivo a terra che si radica. Espiro, mi riporto in piedi. Inspiro, guardo su, mi allungo in alto, espiro, scendo giù, mani a terra, schiena dritta. Ora faccio un passo indietro con il piede sinistro, poi con il piede destro e di nuovo posizione del cobra. Guardo su, espiro, cane a faccia in giù. Ora con la gamba sinistra su, ginocchio sinistro al gomito sinistro, su, ginocchio sinistro, gomito destro e ancora su, ginocchio sinistro alla fronte, ancora una volta gamba su e porto il piede sinistro tra le mani. Inspiro, salgo, mi allungo in alto,
Espiro, scendo e porto il braccio sinistro in alto. Il mio sguardo va verso il cielo. La mano destra tocca il suolo ed è attiva. Le dita bene aperte. Ora ritorno. Il piede destro non tocca terra, ma sta tutta la gamba parallela al suolo. Le mani al cuore. Respiro. Il piede destro non tocca terra, mi porto nella posizione dell'albero, quindi piede destro nell'interno coscia sinistra e braccia su. Guardo un punto fisso per mantenere l'equilibrio e respiro. E mi rilasso, mi riporto di nuovo in piedi. Qui sto qualche istante, ritrovo il mio respiro, non devo mai essere affannata. Inspiro, guardo su, espiro, mi piego in avanti. Le mani toccano terra, schiena dritta, passo indietro col piede destro, poi con il piede sinistro, scendo, gomiti aderenti al bacino, mi porto nella posizione del cobra, guardo su, espiro, cane a faccia in giù. Salgo su con la gamba destra, porto il piede destro tra le mani, risalgo su con tutto il corpo, le mani verso l'alto. Guerriero 2, quindi il ginocchio è sopra il piede destro, la gamba sinistra è ben stesa, porto il gomito destro sul ginocchio destro e allungo tutto il lato sinistro, sento un allungamento che parte dal piede sinistro fino alla mano sinistra, ritorno su. Porto i piedi paralleli e scendo giù con tutto il bacino, tocco terra con le mani. Continuo a respirare dolcemente dal naso. E a ogni espirazione scendo sempre un pochino di più, rendo il mio allungamento più profondo. Inspiro, salgo su e mi riporto in avanti sul tappetino. Braccia su, inspiro, espiro, scendo. Mani al tappetino, schiena dritta, un passo indietro con il piede sinistro, poi con il piede destro. Scendo, gomiti aderenti al bacino. Cobra, guardo su, espiro, cane a faccia in giù. Salgo con la gamba sinistra, piede che va in mezzo alle mani, mi tiro su con tutto il corpo, il piede destro tocca completamente il tappetino, il tallone a terra e mi apro con le braccia parallele al pavimento, sguardo in avanti. Ora il gomito sinistro va sul ginocchio sinistro e il braccio destro va in alto. Sento un allungamento che parte dal piede destro fino alla mano destra. Mi porto su, i piedi sono paralleli e ora scendo, mani a terra, inspiro e ad ogni espirazione il mio piegamento si fa sempre più profondo. Ritorno su e mi riporto in avanti nel tappetino. Sto qui qualche respiro, braccia su, inspiro. Espiro, piego le gambe, schiena dritta,
braccia in alto, attive. Tutto il corpo è attivo. Continuo a respirare dal naso, porto le mani davanti al petto e poi faccio una torsione laterale, gomito sinistro va sul ginocchio destro. Riporto le braccia su, mantengo le ginocchia piegate e ora dall'altra parte, torsione laterale, quindi gomito destro va sul ginocchio sinistro. Tutto il corpo è attivo e io continuo a respirare dal naso. Inspiro, espiro, torno con le braccia su e poi mi porto giù sul tappetino. Piedi a terra e con uno slancio porto su tutto il bacino e le gambe. Cerco di fare una linea dritta perpendicolare con il pavimento. Se ce la faccio, porto dietro la mia testa le ginocchia e i piedi e la punta dei piedi tocca il tappetino. Continuo a respirare. Inspiro, espiro, risalgo su con le gambe e lentamente scendo, srotolo la colonna sul tappetino. Di nuovo piedi a terra. E ora posizione inversa per la colonna. Quindi mani ben aderenti al pavimento, piedi aderenti al pavimento anche loro e salgo su inarcando la schiena. Continuo a respirare. E lentamente scendo. Porto le ginocchia al petto, le stringo con le mie braccia e dondolo leggermente da una parte e poi dall'altra. Sento che cosa mi sta comunicando la mia schiena, la mia colonna. E la massaggio così dolcemente, rotolando da una parte e dall'altra. Riporto i piedi a terra, apro le braccia lateralmente, sposto le mie ginocchia e le mie gambe dal lato destro e lo sguardo dal lato sinistro, creando una torsione. Riporto sulle ginocchia e ora dall'altra parte, quindi gambe, ginocchia sul lato sinistro, sguardo e testa verso il lato destro. Riporto le ginocchia su e ora afferro con le dita gli alluci dei piedi, piego bene le gambe e mi porto nella posizione del bambino felice. Anche qui posso dondolare da una parte e dall'altra. Stendo le gambe per qualche secondo. Inspiro ed espiro, ritorno. Mi sdraio sul tappetino e mi porto in Shavasana, la mia ultima posizione, la posizione del rilassamento. Le braccia sono aperte lungo i fianchi. I piedi cadono lateralmente, mi focalizzo sul mio respiro, sulle sensazioni del mio corpo. Sento tutta l'energia che ho smosso durante la pratica. Magari sento calore.
lo ascolto e lascio andare tutto quello che non mi serve. Inizio a muovere le dita dei piedi e delle mani, apro gli occhi e quando me la sento mi porto su, di nuovo seduta nel tappetino. Respiro profondamente. Porto le mani davanti al cuore e mi ringrazio per essermi dedicata questo tempo tutto per me. E ringrazio l'universo per avermi dato il regalo di questa vita, di questo respiro che è stato con me durante tutta la pratica. Io spero che questa pratica ti sia piaciuta, se è così fammelo sapere nei commenti. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e noi ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!